Salve a tutti ragazzi, benvenuti nella nuovissima puntata di Minecraft Survival. Qui è Zerk che vi parla. E bene, c'è stato un piccolissimo problema. In pratica volevo cominciare a fare dei tagli, giusto per non annoiarvi un po' in queste puntate. Solo che ho perso gli ultimi craft che ho fatto, non so per quale motivo, pensavo che stavo registrando, ma in realtà non era così. Quindi, ebbene sì, va bene così, io vi farò vedere cosa ho fatto fino ad ora. Allora, ho iniziato a fare degli altri solar panel, infatti sto aspettando che finisco di bruciare altri pezzi di vetro, ne ho fatti altri 3, compreso quello sono 4. Poi penserò comunque vorrei fare un bel impiantino di watermill. Nel frattempo ho finito di cuocere tutti i miei minerali, infatti ho dell'altro oro, altro copper. Così, ho fatto una charge station perché mi sono craftato anche una tartaruga, eccola qui. Infatti la mettiamo qui, dopo andiamo a collegare il tutto. Infatti l'ultimo craft che stavo facendo erano dei cavi, mi serve del rubber per finire, perché così collegheremo la charge station alla turtle in modo che si carica una volta collegata anche solo al panel, e la metteremo subito in funzione in modo che lei ci raccoglierà i minerali per noi. Che ci fanno queste cose nel mio lago? Che ci fate? Squiddi! Qui dentro! Vabbè, per questa volta vi lascio vivere. Ah, un'altra cosa, ho raccolto un po' anche un po' di patate, di carote, ho allargato un po' la piantagione, ho messo del grano, perché poi vorrei fare un piccolo recinto, non so dove, visto che qua tutto occupato, e prendere delle mucche prima magari di fare un sistema che le fa accoppiare da solo, che sarebbe, aspetta, non mi ricordo come si chiama, è il sì, questo, il feed station. In pratica questo affarino è anche molto facile da craftare. Siamo delle carote d'oro, la steel plate che si fa con la rolling machine che poi crafteremo più avanti, e in pratica inserendo il grano all'interno, lei in automatico da mangiare le mucche e loro si accoppiano, quindi si moltiplicano e così via. Quindi, allora, finiamo di fare quello che stiamo facendo, cioè fare dei cavetti, perché vorrei mettere la charge station che magari metteremo qua, e i fili da dietro li dobbiamo collegare poi allo solar panel. La bat box man mano si sta caricando perché giustamente i macchinari hanno finito di macerare tutto. Ah, ecco, ho messo anche delle pipe di oro qui. A proposito, il vetro, ecco, finito di farlo, e il rubber 15. Se ce l'abbiamo, non ce la facciamo nemmeno un po', sta qui. E allora vediamo un po', finiamo di fare i nostri cavetti, ne sono 20, speriamo di farcela. Ho quasi finito tutta la redstone, questo è solo la redstone che mi rimane, sono 7 pezzi di redstone, sono un po' pochini, per questo vorrei subito mettere in funzione la turtle e farla scavare. E ci serve anche un sistema di autosmistamento dei minerali, e ci serve, quindi ci serviranno anche delle diamond pipe, delle pipe di diamante.
diamante me ne sono rimasti 6, ne ho dovuto usare altri 3 per fare un altro piccone di diamante per creare poi la turtle. Perché in pratica la turtle, faccio vedere subito come si fa. In pratica si fa con un piccone e una turtle. La turtle a sua volta si fa con un computer, l'iron e una cesta sotto. Il computer è molto semplice, una stone, una redstone e un glass, un pannello di vetro. Molto semplice da craftare, non niente di che, quindi non è che vi siete persi chissà che cosa. Allora, vediamo un po'. Per fare 3, sì, ce la facciamo giusto giusto, 3, 6, 9. Allora, 1, 2, 3. Ecco qua i nostri 3 pannelli solari. Adesso li dobbiamo solo piazzare. Poi più avanti, non so se l'ho detto già, forse mi ripeterò adesso, vorrei fare un sistema di alimentazione basato sulle watermill, magari sotterraneo. Perché? Questo perché? Perché i pannelli solari funzionano solo di giorno, mentre i watermill sempre. E per i watermill ci servono tanti secchi di acqua. E per caffettare le watermill, water, c'è scritto qua, sono dei generatori del regno raffinato, degli stick. I generatori si fanno in questo modo, come sono tranquillamente, penso si potrebbero fare, sì, come ho fatto solo al panel. Ci servirà comunque della redstone per fare le battery, cavetti, quindi copper, un bel po' di minerali. Quindi io direi di collegare i pannelli solari, la turtle, di configurare la turtle, fare un bello smistamento delle chest in modo che divide i minerali e di conseguenza poi con questi minerali fare altro craft come le watermill e poi e dicendo. Anche se vorrei andare nel nether per fare magari una nether chest, però vabbè, questo magari ne parleremo più là. Allora iniziamo a piazzare i pannelli solari. Quindi saliamo da qua, allora io direi di piazzarli così. Uno, due e tre. Ok. I pannelli sono piazzati. Vediamo un po'. Ecco qua, vedete come cresce molto più velocemente la Batbox. Adesso vi farò vedere come piazzeremo la charge station, come scenderà di botto proprio. Scenderà perché si succhierà tutta l'energia. Quindi, allora, la charge station la mettiamo qua, così. E adesso dobbiamo collegarla da dietro, o magari anche da sotto volendo, in modo che... Sì, direi di fare sotto. Però resterà un buco poi. E non ci interessa. I cavetti ce li siamo dimenticati là. Ok. Andiamo a prendere i cavetti. Ne abbiamo 20. Ci dovrebbero bastare. Uno, due, poi andiamo qui, vediamo se riusciamo a collegarlo così. No, perché? Oh, ma
Dobbiamo togliere questo qui. Ecco qua, è già andato in funzione. Mettiamo di nuovo i nostri pannelli, come se nulla fosse accaduto. E la charge station in funzione. Ok, adesso piazziamo la nostra tartaruga. Lei non ce la fa piazzare perché giustamente c'è questo qui rialzato, quindi non va bene così. Dobbiamo fare così. Ecco qua. Infatti non riusciamo a salire. E noi non ci scoraggiamo. Ecco qua. Quindi piazziamo la nostra tarta, la settiamo, la chiamiamo Zerk. To Zerk, ecco qui. Ok, ok, è già in carica. Vediamo, e infatti e si è succhiato tutta l'energia. Vabbè, andiamo a dormire perché, come vi ho detto, di notte i pannelli solari non funzionano. Quindi dormiamo, diventa giorno, i pannelli solari ritornano a funzionare e ci caricano la tarta. Nel frattempo che la nostra tarta è in carica, e ci vorrà molta molta carica, vediamo. E infatti come carico si se lo succhia. Vediamo, e 716, 718 e via dicendo. Noi ci facciamo questo benedetto, cioè benedetto fantomatico sistema di smistamento dei minerali per la nostra tartar. Quindi del transport pipe ce l'abbiamo già. Ci prendiamo tutto. Abbiamo le gold, cobblestone. Ci facciamo anche qualcosa di stone che non abbiamo. Ah, perché l'ho rimasta qui. Infatti, sono giusto due. Però ci manca il vetro. E il vetro ce lo facciamo subito in questo modo. Ok, anche se è molto lento. Overclock, come si fa a scrivere l'overclock? Electric circuit, due copper cable, collant cell, evader capsule. No, non mi ricordavo che era così. Ah, si può fare pure con il secchio, la water cell. Quindi water cell. Non mi ricordavo che la water cell faceva in questo modo. È strano. Molto strano.
Ecco i due pezzi di vetro. Mettiamo a fare dell'altro. Comunque, facciamoci subito la nostra Diamond Transport Pipe e vi farò vedere subito il suo funzionamento. Qua ci sono ancora dei cavi che non ci interessano. Allora, due diamanti, un pezzo di vetro al centro, si fa la nostra Diamond Transport Pipe. Che cosa fa questa Diamond Transport Pipe? In pratica, quando noi la andiamo a collegare, ad esempio mettiamo una qui, poi mettiamo la Diamond, vedete, porta dei colori. Noi settando questi colori potremo decidere cosa deve andare nel lato blu, cosa deve andare nel lato verde, cosa deve andare nel lato bianco. Però adesso ci servirà una wrench per fare tutto ciò. Quindi dobbiamo craftarci anche una wrench, che è questa qui. Come si crafta? Con uno stone gear e dell'iron ingot. Molto semplice da fare. Quindi iniziamo subito a farci prima un wooden gear. Si mette qua, poi si prende la cobblestone e si fa la stone gear. Si mette al centro, abbiamo visto che servono tre pezzi di ferro, se non erro, che si fa 1, 2, 3. Ecco la wrench. Con questa branch, cliccando col tasto destro, ecco qui, ci usciranno tutti i colori. Quindi se noi posizioniamo, che ne so, la cobblestone nel bianco, questa parte qui, quando noi sempre con un redstone engine pomperemo i minerali da questa cesta qua, la stone andrà nel bianco, solo la stone, esclusivamente la stone. Giustamente noi qui, vedete, abbiamo anche altri slot, quindi se mettiamo la stone, il legno e la terra, questi tre minerali andranno nel tubo bianco. O magari qua ci metteremo una cesta più grande e quindi quando la tartaruga scaverà, tornerà la cesta, si svuota, mette tutti i minerali nella cesta, questa poi attraverso un redstone engine pompa i materiali di qui, noi faremo tutte delle ceste smistate e ci troveremo la cesta dove io metterò tutti i minerali, tra cui sempre oro, ferro, copper, roba varia, una cesta con la redstone, nicolite, come vogliamo fare noi, un'altra cesta lo scarto, cioè terra, cobblestone e via dicendo, e quindi avremo una fila di ceste, così diciamo, con tutti i minerali divisi. Però più in là vorrei fare un portale del Nether, andare nel Nether, cercare di uccidere dei blades e fare una ender chest. La ender chest in pratica, dove noi metteremo la cesta, anche molto più là, ne dobbiamo fare due, si teletrasportano i minerali da quella cesta all'altra. Quindi noi magari qui faremo tutto un macchinario qui sotto con lo smistamento delle ceste qui su una parete, mentre la tartaruga scava di lì, scava dall'altra parte, ci manda i minerali qua, avviene lo smistamento e noi le troveremo nelle ceste, o magari faremo dei barili o via dicendo, poi vedremo. Però per fare tutto ciò, io dovrei prima farmi un'armatura. Senza armatura non potrei mai andare nel Nether. Un'armatura decente, diciamo, non quella che ho adesso. E dai, quindi ci vorrà molto molto tempo e molta fatica. Per il momento arrangiamoci e direi di fare le prima di cosa, le ceste. Ci facciamo ceste, il legno sta di qua, ok, anche se ho anche io già dei pezzi di legno, questo lo togliamo. Sono riuscito a fare tre ceste,
Quindi faremo un bel botto. Sono 11 ceste. E visto che abbiamo un sacco di iron, vediamo se riusciamo a fare l'iron chest. Vediamo. In pratica sono delle ceste in cui hanno una capacità superiore, però se ricordo bene si facevano in questo modo. Era molto dispendioso. Eccolo qui. 1, 2, 3 e 4. Cosa, quale, cioè, qual è la differenza tra le due? Ve la faccio vedere subito. Questa è la cesta di legno, questa è quella di iron. Vedete quanti spazi ha? Guardate questa, molti di più. Questa è la differenza, occupando meno spazio, giustamente. Poi volendo si dovrebbero mettere l'oro intorno a quella di Aaron. Si mette l'oro, si fa quella, la golden chest, e ha ancora altri spazi fino ad arrivare anche alla diamond chest, mettendo i diamanti qua. Non è proprio il caso adesso non è proprio il caso. Comunque possiamo quello che non ci serve. Questo dovrebbe servire. Questo libro incantato nemmeno ci serve, lo possiamo di qua. Le pipe ci servono, mettiamo tutte quante qui. La cesta ce l'abbiamo, questo nemmeno ci serve. I copper nemmeno, ce li mettiamo qua per il momento. Scusatemi un attimo. Infatti siamo a 22 minuti per questo episodio. In pratica non ho fatto altro che parlare e annoiarmi, però almeno andiamo a vedere la tartaruga a che punto sta, e magari nel prossimo episodio, o magari la farò caricare in offline se ci riesco, perché comunque l'energia è poca. E nel prossimo episodio piazzeremo la nostra tartaruga. Va bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Io vi saluto. Qui è Zack che vi parla. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto giustamente questo episodio. Iscrivetevi al canale, così in modo che come pubblicherò un nuovo episodio uscirà nei vostri preferiti. E da Zack è tutto. Ciao ciao!